Buongiorno, grazie di essere qui presenti stamattina. Oggi celebriamo la ricorrenza della festa della Repubblica nata il 2 giugno del 1946. Come ben sapete, il 2 e il 3 giugno del 1946 fu indetto un referendum istituzionale a suffragio universale e anche per questo la data del 2 giugno è una data che va ricordata e va celebrata, perché per la prima volta anche le donne poterono esprimere il loro pensiero attraverso il voto. Fu indetto un referendum, dicevo, con il quale gli italiani furono chiamati a decidere quale forma di governo dare all'Italia, monarchia o repubblica. Gli italiani 69 anni fa scelsero la repubblica. Il 2 giugno è una data strettamente legata ad altre due date fondamentali per l'Italia. Il 25 aprile, tra l'altro quest'anno è il 70° della ricorrenza appunto alla festa della liberazione dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista. L'altra data è il 1 giugno del 1948, giorno in cui entrò in vigore la Costituzione. Questa è una giornata che deve rimanere ben impressa nella mente e nel cuore degli italiani, perché appunto la festa della Repubblica e della Costituzione. Il 2 giugno diciamo, va ecco inteso anche come simbolo della democrazia. Con questa corona di alloro che noi stamani, così come abbiamo fatto anche l'anno scorso, deponiamo accanto alla lapide dei caduti durante la Prima Guerra Mondiale, quel significato di questa corona è quello di ricordare, rendere omaggio a tutti coloro che sono caduti, che hanno pagato il prezzo più alto, che hanno sacrificato la loro vita in nome della libertà. E grazie al loro sacrificio oggi noi viviamo in un paese civile, in un paese democratico. Grazie al loro sacrificio noi abbiamo potuto conoscere la libertà e la democrazia. Dico questo perché libertà e democrazia, vivere in un paese civile e democratico, non è una cosa scontata. È cronaca che vediamo purtroppo tutti i giorni in televisione che in molte parti del mondo c'è ancora la guerra, in molti paesi ci sono ancora i regimi dittatoriali. E a tal proposito ecco anche un ringraziamento ai militari, non solo ai militari impegnati nel territorio italiano che ci garantiscono ecco, la sicurezza e la civile e pacifica convivenza, ma anche ai militari all'estero impegnati in missione di pace. E quindi vogliamo anche ricordare appunto quei militari caduti in zone del mondo, in altre zone del mondo, dove sono andati in missione di pace per portare la pace, la libertà e la democrazia. Dicevo, la libertà e la democrazia, come ci ha anche ricordato qualche giorno fa in un convegno anche di alto spessore, di alto livello, tenutosi presso il liceo scientifico di Bova Marina, come ci ha ricordato il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, il dottor Ottavio Sferlazza, no, sono beni preziosi, ma sono beni che non si ottengono una volta per tutte. Vanno, libertà e democrazia vanno costruite, vanno conquistate, vanno difese ogni giorno con le nostre azioni, con il rispetto verso le istituzioni, verso la nazione, soprattutto direi con il rispetto verso i principi e i valori scolpiti in maniera indelebile nella nostra Costituzione.
e che nessuna riforma potrà mai mettere in discussione, perché sono valori che appartengono, diciamo, all'umanità. Sono i valori di libertà, di giustizia, di uguaglianza, di solidarietà, di pace, i valori di onestà, e come ci ha anche ricordato proprio ieri il nostro presidente Sergio Mattarella, i principi di, soprattutto per chi anche ricopre cariche pubbliche, principi di trasparenza e di buona amministrazione. Solo partendo da questi punti di riferimento, da questi valori, solo partendo dalla nostra Costituzione, che deve essere la nostra guida, la nostra stella polare, possiamo pensare, possiamo immaginare di favorire il progresso sociale, civile, culturale ed economico della comunità. Ma per fare questo, per costruire un futuro migliore, per costruire una società migliore, una società più giusta, è necessario, l'abbiamo detto tante volte in tante occasioni, è necessario lo sforzo, è necessario l'impegno di tutti, e nessuno può e si deve sottrarre a questa responsabilità, nessuno può e si deve sottrarre ai doveri sanciti dalla Costituzione, perché come ha scritto, come ci ammoniva un grande giurista e un padre costituente, Pietro Calamandrei, la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione, diceva Calamandrei, è un foglio di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova, è necessario metterci ogni giorno dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, la volontà, lo spirito, la responsabilità. Ecco, il mio auspicio è quello che tutti noi facciamo nostre queste parole, le parole di questo grande uomo, Pietro Calamandrei, e vi auguro a tutti voi un buon 2 giugno, viva l'Italia, viva la Repubblica. Non lo so se qualcuno anche dei cittadini vuole aggiungere qualcosa. No, la cerimonia, ecco, con la deposizione della corona che abbiamo già deposto, si conclude, anche perché abbiamo voluto fare una cerimonia sobria, come giusto che sia in questo tempo di ristrettezze economiche per tutti. E allora, di nuovo, buon 2 giugno, e di nuovo viva l'Italia, viva la Repubblica.